la città non sa già che ti devi mettere i punti. No, ma te basta dietro, capito? Quello sparisce come andare. Bravo! Andiamo dentro! Tanto! Buttati dentro, Anto! Bravo, bravo! Bravo, tante deriva le va! Dai, dai, dai! Bellotti, finisce! Bravo, dai! Saltalo! No, saltalo e vai al tiro, ce l'hai! Romagnano? Sì, però si prende di più all'andata. La battuta Vatteroni. Sì, ma c'è un marcare, marcare. Bassa, ancora angolo. Non ti fermo, posso! Ci si ferma, porco Dio! Nico! Il gol è annullato per un fuorigioco di Costa. Oh, ma non ci fermiamo! Bel lancio. Salva sulla linea, riprende, para il portiere, ancora un salvataggio. Il cross in aria per Barzotti, il tiro. Barzotti alla battuta. Lucio lancio per Monopoli che rimette al centro. Picchi, serve Grossi, ancora Grossi, il cross su Monopoli, il grande intervento del portiere in angolo. Ancora Treleghese con l'angolo di Barzotti. Sul primo palo respinge il portiere. Prende Comelli. Calcio di punizione per il Romagnano. Costa alla battuta. Il tiro tagliato. Domenici fuori. Siamo nei minuti finali del primo tempo, Barzotti batte il calcio d'angolo, mischia in area, passa e spinge la difesa. Registriamo, questo è un fallo laterale in area, Comelli, poi Picchi e l'arbitro. Marca! No, no, è babona, da buono. Eccola,
Monopoli libera il tiro. Oh, non ci fermiamo, para cassapiedi. Costa ancora, Costa fermato. Bravo Nico, Gabri, Nico Costa. Zitto, bravo, bella roba fatta, angolo, andiamo, angolo, Barzotti alla battuta, mischione in area, tiro tagliato, respinge con i pugni il portiere, Monopoli per Comelli, va bene, Leo, va bene. Calcio d'angolo per il romagnano, respinge Pacini, riprende ancora Lombardini, ancora angolo, e l'amico sulla palla, mischia in area, si accende, eccolo la battuta, il diagonale, il tiro, riprende il, del salto, e spinge, Romagnano, Costa fermato, ancora Costa, viene stesso in area, quindi c'è il calcio di rigore per il romagnano. Siamo al 35esimo. A tre rimpalli. Calcio di rigore per il romagnano, sulla palla Lombardini, il tiro, la traversa, poi libera la difesa. Mandalo cazzo! Angolo per la Torrelleghese, Picchi mette in aria, respinge Varia, riprende Dati, atterrato l'arbitro. Siamo al 40esimo, c'è un calcio di punizione per il romagnano dal vertice dell'area di rigore, in area per il numero 17, grande Cassapieri, grande Cassapieri salva il risultato, ripartenza per la Torrelleghese, Dati sul pallone, Dati ancora fermato, 43esimo, c'è la punizione per il romagnano, tiro respinto dalla barriera, ancora romagnano in avanti, esce Cassapieri, bravo, sta dietro Barzotti dal fallo laterale, ancora Barzotti, il tiro è alto, ecco il fischio finale, 0-0 tra Torrelleghese e Romagnano. Allora, con Alfredo Casani, questo 0-0 è un 0-0 giusto, penso, due squadre che hanno lottato dall'inizio alla fine, loro sono una buona squadra, penso, io credo, quelle, di quelle che sono venute qua penso la migliore insieme al Forte dei Marmi,
e ci hanno messo in difficoltà e non ci hanno fatto giocare, e quindi merito a loro. Ecco, quello che voglio dire è che è difficile, no, parlare, dire senti, non parlare degli arbitri. È già due partite che noi abbiamo purtroppo delle direzioni di gara non all'altezza, siccome siamo primi in classifica e ci meritiamo direzioni di gara pari a quello che è il nostro merito che abbiamo sul campo. Quindi rigore per loro c'era anche il nostro netto, lo potrete vedere tranquillamente dalle riprese, e fra l'altro anche il calcio all'angolo successivo non ci è stato dato, e noi ecco pretendiamo un attimino che rispetto quello sì. Domenica ci abbiamo rimesso due giocatori ingiustamente, ma veramente ingiustamente, e io mi lamento perché è giusto lamentarsi in questo caso, che stando al City penso che non si riesca a ottenere rispetto da parte dei signori che vengono a dirigere le partite. Per quel che riguarda la gara, ti ripeto, gara tirata, gara di categoria, dove poteva vincere sia una che l'altra, però poi è giusto il pareggio. E pensiamo alla prossima. D'ora in avanti il campionato non è più quello del girone d'andata, è un altro campionato, le partite sono diverse, non esiste più giocare troppo a calcio come magari facevamo prima. Io pretenderei questo, ma mi rendo conto che logicamente non si può ottenere sempre il massimo, e soprattutto anche con defezioni importanti come avevamo oggi, con Bonuccelli, Passaglia e poi all'ultimo momento anche Pezzini per un risentimento all'inguine. Quindi chi ha giocato ha fatto bene, ha fatto il massimo e sono contento. Ma in bocca al lupo. Crepi, grazie, grazie. Siamo con mister Moriani del Romagnano. Questa è una bellissima squadra, ho visto, bella caricata, nei punti giusti, una buona partita. Sì, se ne parlava ora col presidente, gli ho detto al presidente, non mi dai conforto che mi dici abbiamo fatto una bella partita, perché se abbiamo fatto una bella partita e siamo venuti via con un punto era meglio che si giocava male e si soffriva l'avversario e magari si guadagnava un punto. Così abbiamo buttato via due punti contro un'ottima squadra, perché sapevamo di incontrare un'ottima squadra. Però sinceramente oggi il Romagnano secondo me meritava i tre punti. Il rigore sbagliato a 10 minuti dalla fine è importante. E anche questo se ne parlava col presidente. L'unica cosa che non posso avere rammarico è sul calcio di rigore, perché c'è un gesto tecnico, si possono sbagliare, gli sbaglia chi calcia. Quindi l'unica cosa che non andremo a analizzare è questa. Per il resto mi dispiace, perché ripeto, vista la partita di oggi abbiamo lasciato qua due punti. Benissimo, gli facciamo in bocca al lupo e ci vediamo più avanti. Grazie, arrivederci.